recupera. Leone recupera Piroli in mezzo, prova il tiro, Zucchetti blocca. Però Tataranni andrà a recuperare la pallina. Che inizio fantastico, quasi passati 10 minuti. Ed è una partita fino ad ora incredibile, molto pulita, con la giusta aggressività. Attenzione, rigore! È rigore! Appena abbiamo detto che era una partita correttissima, subito il rigore per la squadra vercellese. Questa partita 16 minuti e 06 alla fine del primo tempo. Il tiro, la parata di Forgaro. Tataranni prova a recuperare, vediamo se riuscirà a segnare, ma ancora Forgaro! Ancora Forgaro, grande difesa del portiere del Valdagno. Moiano prova dalla fascia sinistra, va dietro la rete, vediamo se tenterà un alza e schiaccia, cambia direzione subito e dovrà tornare indietro perché è veramente pressato con Zucchetti che avanza, a spazio, Zucchetti, Zucchetti! Zucchetti! L'1-0 di Zucchetti con una grande azione nata dall'aiuto di Moiano e uno spazio creato in mezzo alla difesa del Valdagno. E poi Piroli che lotta con Brusa. Brusa riesce a recuperare, poi Mattugini subito all'attacco per recuperare, prestato da Piroli De Oro. E grande difesa qua, ma riesce a recuperare Magnero! Magnero con il recupero di Mattugini. Mattugini ci ha creduto fino all'ultima, Magnero poi in sacca nel migliore dei modi. Gran gol di Magnero. Piroli a centrale e prova il tiro con la pallina che finisce in rete in qualche modo con Martinez, che dovrebbe aver fatto l'ultimo tocco. Al quarto minuto avanza subito Ciocale, il tiro ed è gol sotto le gambe di Verona, trova lo spiraglio. Gol di Ciocale nel secondo tempo al 15° minuto. E quindi si riparte con l'azione del Valdagno. Cocco a destra prova a metterla alla ed è gol. Ed è un gol fantastico di Crodelli con una grande azione del capitano Cocco. Scende dalla fascia destra, la mette in mezzo, tiro fantastico sull'angolino, imparabile questo per Verona. E andare lateralmente a cercare poi Brusa in mezzo per Sissi, tenta il tiro e rete! Ed è gol di Sissi, Walter Sissi, 3 pari a 7 minuti 46 dalla fine.